palazzo da rompere. Una volta, a Busto Arsizio, la gente era preoccupata perché i bambini rompevano tutto. Non parliamo delle scarpe, dei pantaloni o delle cartelle scolastiche. No, 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 no. Questi bambini rompevano i vetri giocando a palla, le stoviglie a tavola, i bicchieri al bar. Non rompevano i muri soltanto perché non avevano martelli a disposizione. I genitori non sapevano più che cosa fare e si rivolsero al sindaco. Mettiamo una multa, rispose il sindaco. Grazie tante, esclamavano i genitori. E poi chi la paga? Noi. Per fortuna, da quelle parti ci sono moltissimi ragionieri. Ce n'è uno ogni 3 persone e tutti ragionano benissimo. Meglio di tutti ragionava il ragionier Gamberoni. Egli prese carta e matita e fece il conto dei danni che i bambini di Busto Arsizio avevano fatto. Risultò una somma spaventevole. Millanta, tamanta, 14 e 33. Con la metà di questa somma, dimostrò il ragionier Gamberoni, possiamo costruire un palazzo da rompere e obbligare i bambini a farlo a pezzi. Se non guariscono con questo metodo, non guariscono più. La proposta fu accettata. Il palazzo fu costruito in 4, 4, 8 e 2, 10. Era alto 7 piani e aveva 99 stanze. Ogni stanza era piena di mobili e ogni mobile era zeppo di stoviglie, soprammobili, senza contare specchi e rubinetti. Il giorno dell'inaugurazione a tutti i bambini venne consegnato un martello e a un segnale del sindaco le porte del palazzo da rompere furono spalancate. Peccato che la televisione non sia arrivata in tempo per riprendere la scena. I bambini passavano di stanza in stanza, come l'esercito di Attila, e fracassavano a martellate quanto incontravano sul loro cammino. I colpi si udirono in tutta la Lombardia e anche in mezza Svizzera. Alla fine del primo giorno non era rimasto neanche un bicchiere. Alla fine del secondo, scarseggiavano anche le sedie. E alla fine del terzo i bambini si lanciarono sui muri. Iniziarono a martellare, 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 finché non si stancarono. Non ce la facevano proprio più. E quindi lasciarono baracca e burattini e tornarono a casa stanchi morti, a letto senza cena. Si erano ormai sfogati abbastanza e non provavano più gusto a rompere nulla. Di colpo erano diventati delicati come farfalle. Il ragionier Gamberone fece i conti e dimostrò che la città di Busto Arsizio aveva realizzato un risparmio di 2 stramilioni e 7 centimetri. Quello che restava in piedi del palazzo da rompere, il comune lasciò libero i cittadini di farne quello che volevano. Allora si videro magistrati, notai, consiglieri delegati, armarsi di martello e correre a demolire ogni parete, a smantellare ogni scala, picchiando, picchiando di gusto e si sentivano sempre più giovani ad ogni martellata. Piuttosto che litigare con la moglie, dicevano allegramente, piuttosto che spaccare il portacenere e i piatti del servizio buono, e giù martellate. Al ragionier Gamberoni, in segno di gratitudine, la città di Busto Arsizio decretò una medaglia con un buco d'argento. Bambini, io vi aspetto sempre domani alle 21. Mi raccomando, puntuali. Ciao!